Vorrei occuparmi per qualche minuto della minchiata maroniana. Cos'è la minchiata maroniana? Il nostro presidente della regione, Roberto Maroni della Lega Nord, ha proposto un reddito di cittadinanza per i lombardi. Allora, le considerazioni da fare sono due. Primo, il discorso del reddito di cittadinanza non è farina del suo sacco, in quanto a livello nazionale come proposta è stata già fatta anche tra l'altro in maniera molto dettagliata, molto ben documentata e spiegata dal Movimento 5 Stelle. Secondo, caro Maroni, la Lombardia è in Italia, quindi cerca... Di portare avanti un discorso nazionale, unisciti a chi lo vuole portare avanti a livello nazionale. Non capisco quali siano le ragioni per volerlo portare avanti in maniera regionale, dal momento che la Padania di fatto non esiste, è solamente una presa per il culo, un'illusione che crei ai tuoi lettori e alle persone scontente per cercare di aumentarti i voti. Il reddito di cittadinanza, a mio avviso, se studiato bene quelle clausole giuste impiegando le persone che lo percepiscono a lavori socialmente utili, un po' come quello esistente nel modello francese, è sicuramente utile è sicuramente formativo istruttivo e quindi lo vedo in maniera positiva eh, sono contento che a portare avanti questo discorso sia il movimento 5 stelle perché perché è un movimento e non è un partito sono scontento che abbia eh, preso eh, Roberto Maroni questa iniziativa perché Roberto Maroni fa parte di un partito che ha saputo politicizzarsi e diventare né più né meno come gli altri partiti. Se inizialmente è nata la Lega Nord con uno spirito comunque rivoluzionario, popolare, ha saputo partitocratizzarsi e divenire come gli altri partiti. Usando dei momenti di scontento popolare per tirare acqua al proprio mulino, ma sappiamo che anche all'interno della Lega Nord c'è stato quel che c'è stato, cioè è risultato comunque sporco, come gli altri partiti né più né meno. Non sto a tirare in ballo eh, vicende giudiziarie eh, che tanto le potete trovare in rete e su qualsiasi testata giornalistica andando a pescare negli archivi dei giornali per cui non mi sembra il caso di tirare in ballo questa situazione eh, questo sta ancora una volta a dimostrare che dei partiti non ci si può fidare perché comunque il sistema politico italiano è talmente logorato che se tu vuoi rimanere nella partitocrazia devi adeguarti a certe formule a certi modi di essere e devi entrare comunque in un certo sistema per poter stare sulla sella del cavallo e continuare a galoppare Altrimenti eh, vieni spodestato, cioè vieni buttato giù dalla sella perché il cavallo che è quello che ti porta, che ti fa galoppare, eh, si incazza e ti butta giù perché la politica italiana, più che mai, è a livello mondiale, ma a livello eh, nazionale: proprio perché eh, non siamo più sovranamente monetari, siamo conseguentemente schiavi di un debito la nostra politica non conta più nulla la nostra politica è totalmente comandata da un sistema finanziario speculativo e quindi la nostra politica non ha ragione di esistere se non rappresentata da burattinai e burattini schiavi di un sistema speculativo finanziario mondiale e allora eh, molti mi dicono, ma quando tu sostieni il movimento 5 Stelle, sostieni Beppe Grillo. Io sostengo il movimento 5 Stelle, se Beppe Grillo lavora bene, lavora bene, se Beppe Grillo sbaglia, io dico che sbaglia, non ho nessun tipo di problema ad ammettere tanto una cosa quanto l'altra. Io sostengo un movimento popolare, io sostengo delle persone, dei cittadini che si sono messi in gioco e ci stanno mettendo la faccia e lavorano perché credono ancora in un'ideologia, perché credono ancora che qualcosa si possa fare, un tentativo di cambiamento si possa ancora mettere in atto e questo lo può dare solo ed esclusivamente un movimento popolare, non lo può dare un sistema partitocratico o un partito che si definisca partito. Nel momento in cui si definisce partito è già morto sul nascere. Per le, le motivazioni poc'anzi citate quindi io credo nel movimento 5 stelle perché l'unico movimento che si presenta come movimento come forza popolare attiva perché se vuoi puoi metterti in gioco con le credenziali dovute ecco perché credo in un movimento popolare non credo nella partitocrazia schiava del sistema finanziario mondiale. Non credo in una partitocrazia che è pronta a svendere e comprarsi i diritti dei cittadini per una manciata di voti e trattarli come merci di scambio per ottenere i propri scopi e per far rimanere i propri arcieri a cavallo senza essere sconfitti. Deve entrare nella testa della gente che il politico è un nostro dipendente e possiamo licenziarlo in qualsiasi momento qualora riteniamo che questo non lavori bene per noi. In questi ultimi anni il nostro diritto di scelta è stato decisamente calpestato, è venuto a mancare. Gli eletti che ora siedono in Parlamento non sono stati tutti nominati da noi, se non quelli dell'unica forza oppositrice, l'unica forza popolare non partitica che è il Movimento 5 Stelle. E piantiamo di dirla che quando si sostiene il Movimento 5 Stelle si sostiene Beppe Grillo. Beppe Grillo ha una propria ideologia, ha un proprio schema, detta le regole, va benissimo, ma noi... Dobbiamo partire dal presupposto che quando sosteniamo il Movimento 5 Stelle sosteniamo un movimento operativo dei cittadini. Non sosteniamo un partito e dobbiamo capire qual è la vera differenza tra partito e Movimento Popolare. Un Movimento Popolare si fonda sulla scelta e sulla decisione del cittadino che è chiamato a decidere che ha una trasparenza su chi lo rappresenta. Il partito ormai è un qualcosa di nominato dai soliti noti, un qualcosa di raccomandato. Spesso siamo rappresentati da persone che non hanno la minima esperienza di cosa voglia vivere da cittadini normali perché hanno sempre avuto delle corsie preferenziali delle agevolazioni per arrivare da dove sono arrivati perché difficilmente arrivano da, dal semplice operaio o dal semplice contadino e quindi Oggi men che meno, voglio dire, sono tutti di fascia altamente raccomandata ai nostri politici. Quindi figuriamoci cosa ne sanno loro, cosa voglia dire vivere con 800, 1000 euro al mese, ma ci mancherebbe. E allora sostenere il Movimento 5 Stelle vuol dire sostenere l'unica vera forza di opposizione non partitocratica. Domani nasce un movimento 8 stelle, un movimento 5 soli, un movimento 7 lune? Perfetto, sosteniamolo, ma facciamolo nascere però. Occorre necessariamente per cambiare la nostra storia, per poter effettuare una vera rivoluzione non solo politica ma anche culturale, occorre che prenda potere un movimento e non un partito, altrimenti non c'è verso. Altrimenti non si cambierà mai, perché saranno sempre i soliti noti a tirare l'acqua al proprio mulino. E la minchiata maroniana lo dimostra, si cavalca un'ideologia di un movimento popolare per poter portare acqua al proprio mulino, per potersi fare sentire grandi dalle persone in difficoltà e poter guadagnare quella manciata di voti in più che altrimenti si rischia di perdere. Allora, caro eh, il mio Robertino, secondo me facevi più bella figura a caldeggiare questa cosa a livello nazionale. Eh, allora forse la si poteva interpretare in modo diverso. E per quanto mi riguarda, ti avrei valutato sinceramente un po' meglio. Eh, dal mio punto di vista un po' è eh, non esageriamo perché per il tuo partito non nutro la, la minima simpatia proprio mh, per come si è sviluppato per come ha agito per alcune ideologie di fondo qui bisogna lottare per salvare l'intero stivale e non per salvare solo il tacco o solo la punta non ha assolutamente senso tutto questo. Dobbiamo salvare lo stivale dall'intera speculazione europea e mondiale. Se non riusciamo a fare questo abbiamo già perso in partenza. Per riuscire a fare questo, eh, cari cittadini, o sostenete l'unico movimento popolare esistente o createne un altro, perché viceversa. Non c'è storia, non c'è soluzione, non c'è rimedio. Vi saluto qui. Se avete critiche, elogi da fare, l'indirizzo mail è sempre quello evolutore-gmail.com. Alla prossima!